Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e buona settimana. È già settimana di Champions, però io una cosa ve la devo dire. Sono particolarmente contento, lo so che voi mi prendete per pazzo quando parlo della Juventus come di rivale ultra pericolosa per la lotta a scudetto, lo so che mi prendete per pazzo. Però ragazzi, se io vi dico delle cose, non ve le dico perché me le invento, magari ve le dico perché ho qualche contatto con chi ha giocato a pallone ad alto livello, per non dire ad altissimo livello, e la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori ritiene che avere una sola partita a settimana abbia il suo valore, abbia la sua importanza e metta una squadra nelle condizioni di avere un vantaggio. Fabio Capello ha parlato addirittura di vantaggio quantificandolo in 5 punti complessivi. Altri non sono in grado, come il sottoscritto, di determinare i punti, ma certamente da che mondo è mondo giocare ogni 2-3 giorni è diverso che preparare una partita alla settimana. Quindi sono particolarmente contento che la Juventus sia a 14. Per carità, siamo all'inizio e 4 punti sono pochi. L'Inter ne ha 18 insieme al Milan. Io in questo momento, ve lo dico sinceramente, mi preoccupo più della Juventus che del Milan, ma forse perché le mie preoccupazioni non sono sull'immediato, ma sono sul medio-lungo periodo. Quando Inzaghi dice siamo tornati da San Sebastian, alle 5 del mattino abbiamo avuto un giorno e mezzo per preparare la partita successiva, non dice una cosa a caso. Pensate anche Pioli, adesso il Milan, voglio dire, ha battuto la Lazio, e il giorno dopo ha fatto scarico e praticamente mercoledì hanno un giorno in più, che però poi sarà un giorno in meno prima di Genoa-Milan, devono andare a Dortmund. La Juventus passa la sua partita con l'Atalanta al derby. Se non ricordo male c'è, lo chiamano derby, ma insomma, sapete che il mio povero Toro, che è la mia squadra del cuore dopo l'Inter, ragazzi, sul derby ha uno score che è più o meno come quello del Milan nel 2023, solo che loro ce l'hanno piuttosto costante. Quindi tenere dietro la Juventus a più di una partita, perché 4 punti sono più di una partita, non è una brutta cosa. Lo so. Voi dall'altra parte, in questo momento del mio ricondizionato Regen che mi sta riprendendo, ce lo infilo sempre, anche per la scontistica, ragazzi, c'è anche, sta appena stato, e credo che duri ancora, il Back to School, che prevede ulteriori sconti, oltre a quelli dei codici GLR e GLR TV, se vi volete fare della tecnologia nuova, telefonini, iPad, computer. Ripeto, io fossi in voi, ma parlo in maniera disinteressata, andrei dagli amici di Regen Store a Cusano Milanino oppure dal sito www.regenstore.it farei tutto online, ma quello lo vedete voi. Lo so, noi abbiamo adesso il Benfica, ma il Benfica abbiamo tempo di parlarne. Tra l'altro, una cosa ve la devo dire a proposito del Benfica. Vi ricordate la partita dell'anno scorso a San Siro in cui si vinceva 3-1, vabbè, dopo il 2-0 dell'andata eravamo abbastanza sicuri, e l'Inter fu in grado di prendere 2 gol. In meno di 10 minuti nel finale, chiudendo la partita sul 3-3. Io mi incazzai come una bestia, soprattutto per le motivazioni poi in sala stampa del grande Simone Inzaghi, che lì disse: ma non so, qualcuno ha sentito un fischio dagli spalti, pensava che la partita fosse finita e così hanno fatto il 3-3. Allora io fisso in quel 19 aprile, se non ricordo male, l'ho controllato prima, del 2023, l'ultimo atto di follia dell'Inter, perché da lì, ragazzi, poi è partita. Devo dire una marcia di una squadra affidabile che arrivò fino alla finale di Champions. Ora, cerchiamo di dimenticarla, sta cosa qua, una volta per tutte, però io la ricordo unicamente per dire che quello era stato l'ultimo atto di un Inter folle. Sì, l'Inter delle 12 sconfitte in campionato e via dicendo, perché quel pareggio lì per me equivalse a una sconfitta, perché voleva dire aver staccato la testa. Venendo a quest'anno, insomma, l'Inter di Salerno e tutti mi dicono: beh, ma Lautaro, sei Lautaro dipendente, ma questa qui è una stronzata di proporzioni bibliche. Levate Haaland al Manchester City, levate Osimhen al Napoli,
Ragazzi, se hai un grande giocatore, ma io sono 40 anni che li vedo i grandi giocatori come quando c'era Ronaldo, e ma sei dipendente da Ronaldo, oppure Vieri segnava e ma sei dipendente da Vieri. Ma mi sembra inevitabile che se tu hai un grandissimo campione, e beh, certo che dipendi molto da lui. Devo dire che l'uscita di Sanchez, che è andato male a Salerno, l'ingresso di Lautaro che ha fatto 4 gol, ha dimostrato questa cosa in maniera impietosa. Però non sarà sempre così. Certo che dobbiamo mettere Lautaro in una teca, ma credo che anche il City debba mettere Haaland in una teca, così come il Napoli debba mettere Osimhen in una teca. Insomma, quando è una grande punta, figliolo mio, è normale che tu un po' ne sia dipendente. Però io continuo a vedere un Thuram che mi dà garanzie, insomma, che comunque ha avuto un ruolo, ha avuto una parte, anche in un paio di gol di Lautaro. Quindi, insomma, non andrei ad avventurarmi su altri problemi. Quindi, ripeto, in questo momento, lo so che vi fa ridere, Gianluca, ma come fai a credere alla Juve? Ma la vedi giocare? Sì, sì, la vedo giocare, ragazzi. Ma quando gli altri viaggiano, poi si infortunano, e lo vedete anche, no? Infortuni di Inter, Milan, e questa cosa, fino a Natale, sarà sempre così. E poi da marzo riprenderà e sarà sempre così. C'è una partita ogni 3 giorni, l'impossibilità di prepararla per l'Inter, per il Milan, per il Napoli. Se vogliamo anche per le romane, che ok, fanno, cioè la Lazio è partita malissima in campionato, ma ha sempre questo problema di giocare ogni 3 giorni, ma lo stesso la Roma, voglio dire, è l'Atalanta, no? In Europa League. Ragazzi, giocare ogni 3 giorni, ma chi fa sport ci arriva, chi sta sul divano non ci può arrivare, perché ovviamente vive di PlayStation e non capisce che è il recupero dalla partita precedente quello che secondo me è spesso il tallone d'Achille delle grandi squadre che hanno tanti impegni. Con questo sono contentissimo che l'Inter sia impegnata su tutte le competizioni e spero che, come l'anno scorso, anche quest'anno l'Inter arrivi in fondo in tutte le competizioni. In tutte le competizioni, perché comunque avere una competizione a settimana, se da un lato, per quanto riguarda la squadra, ti dà molto di più in termini di recupero, è anche vero che dal punto di vista dei tifosi che devono star lì sul divano durante la settimana a vedere gli altri nelle coppe europee, magari non è piacevolissimo. Però fidatevi di me, insomma, secondo me aver messo 4 punti di vantaggio sulla Juventus e anche sul Napoli non è una brutta cosa. Adesso vedremo in questa prossima giornata, perché poi ci sarà la sosta, però diciamo una cosa: l'Inter può arrivare in vetta alla classifica se batte il Bologna a San Siro, speriamo, o mal che vada può arrivare appena dietro il Milan, se il Milan va a vincere o comunque non c'è un risultato positivo dell'Inter, il Milan fa meglio dell'Inter a Genova. È una situazione di classifica che mi va benissimo, che si sia primi o si sia secondi in questo momento va bene, perché ripeto, aver tenuto dietro la Juve, che è un impegno a settimana, io insisto molto su questo tasto. Poi magari mi darete ragione quando vedrete che tutti hanno gli infortuni, viaggiano, perdono giocatori a causa di infortuni e vedrete insomma che la Juve invece avrà tempo di gestire meglio le sue rotazioni. Quindi devo dire che in questo inizio settimana adesso concentriamoci sul Benfica. Credo che Inzaghi farà pochissimo turnover, ma c'è ancora naturalmente la giornata di domani, quindi viviamo la giornata di domani con la massima attenzione e vediamo come va, ragazzi, vediamo come va, con tanta calma. Ma intanto questo primo o secondo posto in classifica, che sarà conclamato alla prossima, perché comunque terzo non puoi più andare, alla prossima sosta, insomma, è un obiettivo secondo me ottimo, ottimo. Speriamo che non ci siano altri, ovviamente col Bologna, altri sassuolismi, ci siamo capiti. Ciao a tutti, mi raccomando, dal prossimo video editoriale certamente la testa sulla Champions League e sul Benfica.